Si è svolto nel monastero di Santa Maria del Fiore a Lapo, a Firenze, il rito dell'oblazione perpetua benedettina secolare di Simone Carlo Maria Bonaccorsi, segretario personale del vescovo emerito di Fiesole, Monsignor Luciano Giovannetti, nel giorno della festa dell'esaltazione della croce. La messa pontificale è stata presieduta da Don Bernardo Maria Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze. L'oblato benedettino secolare, secondo la definizione che si trova nello Statuto degli Oblati Benedettini, è una persona, uomo o donna, laico o chierico, che vivendo nel proprio ambiente familiare e sociale riconosce e accoglie il dono di Dio e la sua chiamata a servirlo, secondo le esigenze della consacrazione battesimale e del proprio stato di vita. Ispira il suo cammino di fede ai valori della regola di San Benedetto e della tradizione spirituale monastica. L'oblazione è l'atto liturgico-spirituale riconosciuto dalla Chiesa con il quale l'aspirante oblato, dopo un adeguato periodo di formazione e di prova, fa l'offerta di se stesso a Dio, vincolandosi a una comunità benedettina determinata. Nel caso di Simone Carlo Maria Bonaccorsi, quella del monastero di Santa Maria del Fiore a Lapo, dove si trovano le monache benedettine della congregazione della Beata Giustina Francucci, eremita di Civitella in Valdichiana. Una comunità profondamente legata ad Arezzo. Le monache di Lapo sono infatti di origini aretine. Si sono trasferite a Firenze 60 anni fa dal monastero dello Spirito Santo di Arezzo con madre Metilde Bilancia, portando al monastero di Santa Maria del Fiore anche l'urna con il corpo della Beata Giustina. Simone Carlo Maria Bonaccorsi è stato accolto come oblato secolare dall'abbadessa madre Maria Cecilia Baini. La giornata di oggi è una giornata per me molto importante. L'oblazione benedettina secolare in questo monastero che unisce due realtà ecclesiali importanti, il monastero delle benedettine di Arezzo che sono venute qua e l'intera diocesi poi di Arezzo, oggi qui rappresentata da alcuni sacerdoti nonché dalle monache benedettine qui presenti che vengono o da Foiano o da Marciano, rappresenta un ingresso in una comunità d'amore. Qual è il monastero? Io ricordo sempre l'affetto e l'amore della madre Betilde Bilancia, che il popolo di Arezzo ha conosciuto come madre, guida e sicura maestra del cammino delle monache, di diversi sacerdoti e di noi come laici.